Ed ora il mistero di Babbo Natale. Nel freddo regno del Polo Sud, qualcosa di misterioso stava avvenendo. Babbo Natale era confinato a letto da parecchi giorni e nessuno, a parte Uvi, il fedele folletto suo amico, conosceva il motivo del suo mistero. Uvi era taciturno e alle domande degli altri elfi e folletti rispondeva a monosillabi, senza dare una spiegazione logica alla misteriosa assenza dell'uomo più importante per i bambini di tutto il mondo. Mancavano pochi giorni al Natale e i folletti erano indaffarati nel loro lavoro di preparazione dei giocattoli, che sarebbero stati consegnati entro 36 ore. Gli elfi correvano senza fermarsi da un padiglione all'altro, costruendo, impacchettando e aggiustando svariati oggetti. Nel padiglione di assemblaggio dei giocattoli di legno, Uvi stava rovistando tra i giocattoli finiti alla ricerca di qualcosa di preciso. Ma dove può essere finito? Avrei giurato di averlo visto qui qualche giorno fa. Emila! Emila, dove sei? Emila era una giovane elfa che aveva iniziato da poco a lavorare presso quel padiglione. Sono qui, Uvi. Cosa ti serve? Ah, eccoti qua. Sto cercando la scatola di legno nero, quella con il disegno di una renna dal naso rosso. Non riesco più a trovarla. Forse tu l'hai vista da qualche parte. Uvi necessitava di quella scatola al più presto. Poteva essere la chiave per la guarigione di Babbo Natale. Qui sopra, disse Emila, indicando una pila di cavallucci colorati in legno. Si arrampicò per vedere meglio e allungò una mano, prendendo la scatola nera che era caduta sul mucchietto di bamboline snodate. Portò trionfante la scatola sopra la sua testa e Uvi gliela strappò di mano, correndo verso l'uscita. Ehi, ma che modi sono? Emila si massaggiò la mano e tornò al suo lavoro, pensando che non era riuscita neanche a sapere il motivo per cui Uvi cercava così disperatamente la scatola. Uvi si diresse immediatamente alla casa di Babbo Natale e si infilò di corsa nella stanza dove riposava l'uomo del Natale. Il folletto strinse a sé la scatola, sperando che gli potesse essere di qualche aiuto. Poi si avvicinò al letto di Babbo Natale e lo scosse gentilmente per svegliarlo. L'uomo aprì gli occhi assonnati e lo guardò con sgomento. «E tu chi saresti? Dove mi trovo?» Uvi si disperò ancora una volta a quelle parole. Per un attimo aveva sperato che lui fosse tornato in sé e che gli dicesse che era stato tutto uno scherzo. Purtroppo, invece, la situazione era reale. Babbo Natale aveva perso la memoria e non si ricordava neppure il suo nome. Il punto era che pareva fosse accaduto così, senza una spiegazione logica. Da un giorno all'altro, Babbo Natale aveva perso coscienza di sé, del suo ruolo e dei suoi amici. Tre mattine prima, Uvi era entrato nella sua stanza per svegliarlo e portargli una buona notizia, ma con sua grande sorpresa non lo aveva trovato. Così si era diretto nel suo studio e là lo aveva visto intento a bruciare le lettere dei bambini, il suo strumento di lavoro. Uvi gli era corso accanto, strappandogli di mano il prezioso carico e lo aveva guardato stralunato. «Babbo Natale, ma che stai facendo?» L'uomo, che si era girato a guardarlo, non era il suo amico Nicholas, ma un estraneo che gli aveva sorriso per poi accasciarsi al suolo privo di sensi. Uvi aveva faticato non poco per riportarlo a letto e da quel momento non aveva osato muoversi dalla stanza, rimandando indietro tutti coloro che bussavano alla porta per vedere Babbo Natale, con la scusa di un leggero malessere. Poco dopo, Babbo Natale aveva aperto gli occhi e Uvi si era chinato verso di lui. «Come ti senti?»
Babbo Natale lo aveva guardato senza capire. Aveva lasciato vagare lo sguardo nella stanza, spostando la sua attenzione da un oggetto all'altro, per poi riportarla sul folletto. Mi sento un po' stordito, cos'è accaduto? Ubi aveva tirato un sospiro di sollievo. Sei svenuto, stavi bruciando le lettere dei bambini e io ti ho fermato in tempo. Bambini? Quali bambini? I bambini che ti scrivono per i giocattoli. Ma di cosa stai parlando? E poi dove mi trovo e tu chi sei? Ubi si era sentito sprofondare nella disperazione, poi aveva riso. Oh, ma certo, stai scherzando. Beh, non c'è tempo per scherzare. Mancano pochi giorni al Natale e dobbiamo ultimare un sacco di cose. Ehi, frena un attimo. Io non ti conosco e non farò nulla insieme a te se prima non mi dai delle chiarificazioni. Ubi si era portato le mani sulla testa e aveva cominciato a gemere disperato. Ehi amico, sei sicuro di stare bene? Ubi aveva rivolto a Babbo Natale uno sguardo pieno di terrore. Poi aveva iniziato a riversargli addosso un fiume di parole senza senso. Infine si ricompose, pensando che era meglio cominciare dall'inizio. Tu sei Babbo Natale, l'eroe dei bambini, colui che attendono con ansia ogni Natale per ricevere i giocattoli tanto desiderati. Sei quello che porta gioia e felicità nei loro cuori. L'uomo scosse il capo. Sai, proprio non mi ricordo. Ubi continuò, rifiutandosi di lasciarsi prendere dal panico. Ogni anno, nel periodo più bello, attraversi il cielo stellato a bordo della tua slitta fatata, tirata dalle renne, per portare ai bambini buoni dei doni. Scendi nelle case attraverso il camino e prima di ripartire ti rifocilli con i biscotti e il latte che i bimbi ti lasciano per ringraziarti. Babbo Natale aveva gli occhi che brillavano. Davvero faccio tutto questo? Ubi assentì con la testa e lo guardò speranzoso. Ti ricordi di qualcosa? Babbo Natale scosse il capo. Ubi era disperato. Mancano pochissimi giorni alla notte di Natale e se non ritorni in te sarà la fine. Tutti quei bambini che aspettano fiduciosi il tuo passaggio resteranno delusi e si dimenticheranno della bontà del Natale per sempre. Non mi sembra così tragica la situazione. Se tu dici che sono Babbo Natale, io farò il mio dovere. Smettila di piagnucolare, dovrai insegnarmi un po' di trucchetti, ma vedrai che saprò affrontare la situazione degnamente. No, non è possibile. Perché no? Perché solo tu conosci le parole magiche che comandano le renne. E se tu non ricordi neanche il tuo nome, figuriamoci se ti può venire in mente una magia. Così, per 3 giorni, Ubi aveva passato il suo tempo accanto a Babbo Natale, raccontandogli episodi della sua vita, sperando che qualcosa smuovesse il vuoto che si era creato nella sua mente. Poi gli era venuto in mente che forse il suo primo giocattolo avrebbe ottenuto un effetto maggiore, e così si era recato al padiglione dell'assemblaggio degli oggetti in legno per cercare la scatola nera, all'interno della quale era stata racchiusa una piccola bicicletta in legno color del fuoco. Ubi ora si trovava nella stanza di Babbo Natale e gli porgeva il prezioso contenitore. Babbo Natale, apri la scatola. L'uomo aveva obbedito e fissava lo sguardo su una graziosa bicicletta. Molto carina, davvero. Ubi lo guardava pieno di speranza. Non ti ricordi nulla? Questo è il tuo primo giocattolo, quello che ti consegnò tuo padre quando avevi 3 anni. Ma Babbo Natale non si ricordava nulla. Ubi se ne andò sconsolato, raccomandandogli di non vedere nessuno. Nicholas posò la bicicletta sul comodino accanto al letto e si coricò presto. Prima di spegnere il lume, rimase a fissare l'oggetto in legno, desiderando ardentemente che gli ricordasse qualcosa. Gli dispiaceva vedere la sofferenza sul volto del folletto suo amico, e ancora di più per i bimbi buoni del mondo, che avrebbero perso la bontà del Natale. Si addormentò, e l'ultima immagine nei suoi occhi fu quella della bicicletta rossa.
Quella notte Babbo Natale sognò. Si trovava in una piccola casetta di campagna in compagnia di una giovane donna che lo teneva teneramente tra le braccia. La donna era molto bella e Babbo Natale, che era un bambino, allungava le manine per afferrare i ciuffi biondi che le sfuggivano dalle trecce raccolte sul capo. Un uomo si avvicinava sorridendo, tendendogli un piccolo oggettino di legno, una bicicletta rossa. Babbo Natale si svegliò di soprassalto e nell'oscurità rimase a pensare al sogno. Ora si ricordava tutto. Uvi aveva trovato il modo di sbloccare la sua mente. Si mise seduto, poi decise di vestirsi e di andare a svegliare Uvi. Il folletto giaceva supino nel suo letto, spremendosi le meningi per trovare un nuovo modo di aiutare Babbo Natale, senza molto successo. Quando sentì dei colpi alla sua porta, sobbalzò spaventato. Esitò un attimo prima di andare ad aprire. Sicuramente era uno degli elfi che veniva a chiedergli notizie di Babbo Natale. Fu sorpreso invece quando vide Nicholas che gli sorrideva sulla soglia. Uvi, vecchio amico mio, ha funzionato! Uvi lo trascinò dentro con forza, facendogli segno di abbassare la voce. Babbo Natale, ti avevo detto di non uscire dalla tua stanza. Oh, su via, smettila di brontolare. Piuttosto, sono guarito. La tua è stata un'idea grandiosa. Uvi spalancò gli occhi, realizzando il significato delle parole di Nicholas. Davvero? Ti ricordi chi sei e cosa fai? È quello che ho appena detto. Uvi cominciò a saltare per la stanza, felice. È fantastico, meraviglioso, splendido. Ora mi vesto e ci mettiamo subito al lavoro. Uvi e Babbo Natale si recarono nello studio per fare il punto della situazione. Entrarono e trovarono Emila che rovistava tra le lettere dei bambini. Emila, che ci fai nello studio di Babbo Natale? Esclamò arrabbiato Uvi. Io niente, stavo solo cercando una cosa. Babbo Natale si accigliò, ma quando Emila gli passò accanto velocemente per lasciare lo studio, non fece nulla per fermarla. Uvi si meravigliò del suo atteggiamento. Ma come? La lascia andare via così, senza chiederle cosa stava cercando? Gridò il folletto. Uvi, non ti scaldare. Dimmi piuttosto, quanto tempo è passato da quando ho perduto la memoria? 3 giorni, Nicholas. Sono tantissimi. Gli elfi e i folletti sono all'oscuro di tutto. Hanno cercato di scoprire cosa stesse accadendo, ma li ho tenuti lontani, così hanno continuato a lavorare senza fermarsi. Bravo, mi complimento con te. Ora pensiamo a recuperare il tempo perduto. Lavorarono tutta la notte, senza mai riprendere fiato, e così ancora per i successivi giorni. Gli elfi e i folletti, vedendo che il loro amico era tornato al lavoro in gran forma, pensarono che l'assenza di Babbo Natale fosse stata causata da un banale raffreddore e la tensione che si era sentita nell'aria si allentò. Uvi avrebbe voluto recarsi al padiglione dell'assemblaggio dei giocattoli di legno per scambiare 4 chiacchiere con Emila, ma non trovò il tempo. Così giunse l'antivigilia e Babbo Natale si recò dalle sue renne per tenere un breve discorso. Giunto all'alloggio degli animali fatati, Babbo Natale bussò all'uscio e questo si aprì da solo, magicamente. Babbo Natale, benvenuto, ti aspettavamo. Babbo Natale entrò e si domandò per quale ragione nessuno lo avesse salutato. Poi si rese conto, con orrore, che la renna gli stava parlando, ma che lui non riusciva a capire una parola. Uscì di corsa dalla casa delle renne, che rimasero allibite dal suo atteggiamento. Nicholas si diresse correndo verso lo studio ed entrò chiudendosi la porta alle spalle, ansimando per riprendere fiato. Uvi, che stava sistemando le ultime lettere arrivate, lo guardò preoccupato. Che succede? Credevo ti fossi recato a salutare le renne. Infatti è da lì che vengo, Uvi. Non sono guarito del tutto, non mi ricordo la lingua delle renne. Cosa? Ma è terribile, se le cose stanno così non saprai pronunciare neppure la formula che ti consente di guidarle. Babbo Natale
si sedette pesantemente sulla sedia, passandosi una mano sulla fronte. Uvi disse: «Prova a sforzarti. Sono sicuro che con un po' di impegno ti ricorderai almeno quelle parole». «No, Uvi, è inutile. Questo è l'effetto di un sortileggio». «Allora è davvero la fine!» esclamò sconfitto il folletto. Uscì dalla stanza di Babbo Natale. Doveva comunicare a tutti gli elfi e i folletti che per quell'anno il Natale sarebbe trascorso senza la consueta consegna dei regali. Passò davanti all'entrata del padiglione dell'assemblaggio dei giocattoli di legno e decise di entrarvi per comunicare la terribile notizia. Vide Emila che scompariva dietro ad una porta e una luce rossa che lampeggiò per qualche secondo. Incuriosito, decise di rimandare il suo annuncio e si diresse in quella direzione. Stava per abbassare la maniglia dell'uscio, quando una risata acuta lo immobilizzò dove si trovava. Rimase in ascolto. «Finalmente il Natale diventerà una festa piena di dolore e lacrime. I bambini soffriranno per la mancanza dei doni di Babbo Natale e dimenticheranno il loro eroe. Questo è l'unico filtro che può curare la perdita della memoria. E ora io lo distruggerò per sempre». Uvi spalancò la porta e vide Emila davanti ad uno specchio con in mano una piccola boccetta piena di un liquido rosso. «Cosa stai combinando, Emila?» La giovane elfa si voltò sorpresa dalla voce stranea. «Oh, chi abbiamo qui? Il fedele compagno di Babbo Natale!» «Tu! Sei stata tu a causare tutto questo pasticcio!» Uvi aveva visto che nello specchio Emila si rifletteva, ma la sua era una forma diabolica. «Tu non sei un'elfa, ma una vile servitrice dello stregone del sonno!» «Mi hai smascherata troppo tardi, Uvi. Per Babbo Natale è la fine, e anche per te!» Emila fece per scagliare a terra la boccetta, ma Uvi si tuffò verso di lei e la afferrò appena in tempo. La porta si spalancò di nuovo e sulla soglia si stagliò la figura di Babbo Natale. «Mi dispiace, Emila, ma la mia fine è ancora lontana!» Nicholas le lanciò addosso delle reti magiche che la imprigionarono nelle strette maglie. Poi, insieme a Uvi, la confinarono nel regno delle ombre. Babbo Natale beve la pozione guaritrice e ritrovò il linguaggio che gli consentiva di parlare alle renne. La notte della vigilia fu pronto per il viaggio magico e ancora una volta la sua visita portò la gioia nei cuori di tutti i bambini. Queste sono le fiabe di Milù, ora chiudi gli occhi e ascoltale anche tu.